Cordiale saluto da parte di Giuseppe Capuano a tutti voi, e le immagini di Tiziana Palombi ci portano già sul perché, dove il direttore di gara, il signor Gianzante di Siena e Cinei di San Vincenzo, sono pronti a dare il via con la contesa tra Basket Scauri e Alfa Catania. Gara valevole per la terza giornata di campionato, secondo turno casalingo per lo Scauri, che a dirla tutta giocherà anche domenica prossima tra le mura amiche del Palaporelli, in virtù del fatto che ci sarà il turno infrasettimanale contro la Deco Caserta. Le squadre in campo, iniziamo dagli ospiti col 4 Longo, col 5 Gottini, 8 Consoli, 11 Florio, 12 Provenzani, 13 Formica, 15 Agosta, 20 Vita Sadì, 22 Patanè, 62 La Spina e 95 Abramo, tutti guidati da coach Andrea Bianca, il suo vice è Carlo Costa. D'altra parte risponde il Basket Scauri, lo 0 è Mattia Ciman, col 5 il capitano Dante Ricciotti, 7 Alessio Policari, 8 Abelkader Atata, 9 Antonio Gallo, 10 Luca Granata, 12 Gioele Moretti, 14 Guglielmo Nicolas Laguzzi, 23 Federico Casoni, 32 Marco Mirie Sajevic, 35 Andrea Longobardi, 45 Victor Papa e 55 Lorenzo Scampone. Ovviamente agli ordini di coach Enrico Fabri, il suo vice Vincenzo Pontecorvo. Tutto è pronto per pallalato. Da segnalare nella distinta che non c'è Victor Papa col 45, per lui un doppio tesseramento con la Serra Pogaeta in questa stagione. Ho preferito coach Enrico Fabri mandarlo a giocare con il Gaeta in questa gara. Menzione d'onore va fatta al ex di turno, lo Stella Azzurra di formazione, ma lo scorso anno a Scauri, Vincenzo Provenzani, giocatore che ha lasciato un ottimo ricordo lo scorso anno qui a Scauri, torna da ex per cercare la prima vittoria con l'Alfa Catania. Alfa Catania che tra le squadre neopromosse ha fatto un bel exploit passando dalla C Silver alla Serie B, la squadra siciliana. Squadra siciliana che nel turno infrasettimanale avrà il derby con il Palermo. Intanto vediamo già i quintetti. Pronto Provenzani a scendere in campo. C'è pronto col numero 8 Consoli, col 15 Agosta, col 95 Abramo, e dovrebbe completare il quadro Matteo Gottini, ex Palermo, ex Fondi. Con le esperienze in giro per l'Italia, sono giocatori con belle esperienze in questo Alfa Catania. C'è anche il numero 20 che è stato a Fabriano e addirittura in Serie A con Iesi, giovane under. Scauri che scende in campo con il numero 12 Moretti, Laguzzi col numero 14, Ciman con lo 0, 5 Ricciotti e Longobardi con il 35. Tutto pronto per palla 2. Pallone se lo contenderanno Laguzzi, ex Venafro, quest'anno in forza Basket Scauri, e Agosta, la Global Service Basket Scauri, il main sponsor quest'anno del Basket Scauri. Pronti via Laguzzi, primo pallo per lui, Moretti lo consegna direttamente a Dante Ricciotti. Scauri che attacca da destra verso sinistra verso schermi, intenuta bianca, dai e vai tra Moretti e Ricciotti, ancora Moretti, finora hanno toccato solo loro il pallone. Moretti riesce a scappare via, fuori per Ciman, Ciman ancora per Moretti, tentativo di tripla, pallone che non entra, 0-0, recupera il pallone Agosta, può ripartire allora la squadra ospite, Catania che fa girare palla con Consoli, poi Agosta chiama il movimento ai suoi e Gottini a far girare il pallone sotto per Consoli, prova a girarsi su Ricciotti, fuori per Agosta, va al tiro Agosta, palla sul ferro, non riesce a segnare il primo canestro il Catania. Allora Ricciotti
fase di impostazione per Ciman, ancora Diciotti, si va verso Longobardi, prova a infilarsi in un corridoio dove non ci sono margini alla Ciman. Va al tiro un po' forzato Ciman, solo tabellone per lui, Agosta libera e fa ripartire Provenzani, che poi lascia l'incarico di portare palla al numero 8 Consoli. Consoli vuole il momento da Agosta, nasconde il pallone alla Guzzi. Agosta, tentativo di terzo tempo che si concretizza, primi due punti per lui. Quando è passato un minuto e mezzo praticamente dal palla 2, Moretti finta, manta vuoto Provenzano, Provenzani. Qui Moretti cerca la tripla, Ferro, poi rimbalzo ancora una volta catanese, può ripartire la squadra siciliana. Consoli saluta per un momento Diciotti che torna su di lui, senza fallo la chiusura, Provenzani preso con Moretti, fa girare palla Gottini, porta a passeggio la sfera, Agosta, poi Consoli va al tiro, Ferro parte allora Diciotti, comodo, organizza per le Longobardi. Longobardi cerca la tripla, lui trova i tre punti. Longobardi, Andrea, 3-2. Consoli, prima per Agosta, piccolo trotto adesso per le due squadre. Provenzani si passa al centro per Abramo, altro giocatore che ha conquistato il passaggio, potremmo dire così, in Serie B con il Catania. Sbaglia adesso questa conclusione Diciotti, può ripartire lui, c'è Ciman sul lato, preferisce andare da solo, poi per Moretti, tutto chiuso Moretti, va al tiro comunque, niente da fare, Agosta può liberare la propria zona di competenza, Provenzani in mezzo per Agosta, va a cercare lo sfondo la Guzzi, nulla da fare, può ripartire Scauri, Ciman appoggia dentro, 5-2, prova a mettere la freccia adesso Scauri in maniera convincente, Consoli, buono il suo portare palla in questo caso, riesce a illudere per la guardia, Ciman su a Bravo, Agosta prova a fuggire via alla Guzzi, commette fallo, primo fallo per la Guzzi. Sarà allora in attacco per altri 14 secondi la squadra ospite. Pallone Provenzani, pallone l'arpione a Longobardi, la sfera è fuori, rimessa che sarà quella del Catania, ad uscire praticamente da sotto al parquet Longobardi per prendere il pallone, ma infine si è portato il pallone oltre la linea utile del campo, può ripartire Provenzani allora per Agosta, Consoli, Provenzani, pallone gli scappa via, Longobardi arpiona dai vetri 18 Longobardi, bello il passaggio per Ciman, tutto chiuso, chiuso, schiacciato praticamente da Agosta, la rimessa sarà sotto per Scauri, 16 secondi, 6-28 da giocare, pallone lo gioca Diciotti per spazio a Moretti, quella Diciotti, dai vai, c'è Ciman che chiede il pallone, nulla da fare, allora Diciotti va da solo, un libero in movimento per lui, sbaglia, impatta sul ferro, potrà ripartire il Catania con il pallone per Consoli, Consoli organizza i suoi, il passaggio per Gottini, Gottini si propone Provenzani, riesce ad affrontare il pallone, cerca l'uno contro uno, si libera bene, saluta Longobardi, Ferro gli risponde negativamente, allora Diciotti, ancora per Longobardi, passaggio verso Diciotti, dentro il pallone Longobardi, Abramo, Consoli che affredda lui la sfera adesso, passaggio per Provenzani, Acosta, bello suo girarsi e mettere dentro, 5-4 il centro di casa Catania, mette dentro altri due punti che riporta il gancio Scauri, Ciman, bello questo pallone, si gira e tira di prima intenzione senza neanche lasciare il tempo di respirare l'avversario, 5-20, 7-4 il punteggio. Consoli, ripresa con Diciotti, nasconde il pallone, si muove, viene servito Provenzani, ripresa con Moretti, ancora Provenzani, Gottini, Valex Fondi per Consoli, passaggio cercato Abramo, cerca la tripla, mette dentro,
7 pari quando sono 4.56 alla chiusura del primo quarto. Non roboante questo primo periodo. Raguzzi, dai, vai con 18, c'è libero Moretti, può scegliere la mattonella, va al tiro Ferro lì sotto, solo Agosta, mentre chiede il time out coach Bianca. Il pallone è girato dal Catania, è pronto ad entrare Vita Sadì. Pallone buttato via dal console, ha fatto tutto bene, alla fine si è sbarazzato la palla in maniera inconsueta. Ciman dentro e tutti in panca, 4-18, 9-7 dice il tabellone inquadrato da Tiziana Palombi. 4 minuti e 18, non tantissime le marcature in questo primo periodo, attacchi con polveri bagnate, potremmo dire così. Si è fatto notare per lo più Agosta della squadra ospite, mentre Scauri con Longobardi che veramente ha dettato buoni tempi e trovato soprattutto buoni spazi per andare al tiro. Ovviamente Ciman che risponde presente appena gli si pone l'occasione di poter puntare la retina. Termina il time out. Si attiene un po' il Catania a ragionare. Dopodiché è pronto a tornare in campo la squadra in maglia nera. Pallone che ripartirà sotto al canestro ospite. Entrata in campo Vita Sadì, va fuori proprio Agosta. Vita Sadì per Provenzani. Alex Scauri. Bello questo tiro, pallone che non entra. Moretti può liberare per Ricciotti, allora va a organizzare il capitano di questo Scauri. L'azione si propone, servito Ciman. Nasconde il pallone a Consoli, va al tiro Ferro, Gottini si vende il rimbalzo, può ripartire di nuovo Consoli. Consoli per Gottini, quasi da casa Ferro, e poi Vita Sadì commette fallo, primo fallo anche per Vita Sadì, giovanissimo under dell'Alfa Catania. Parte la squadra di casa. Pallone davanti per Provenzani, anzi per Longobardi, e Provenzani adesso a prendersi il pallone sul rimbalzo. Parte Provenzani, subisce fallo. La parte di Ciman, primo fallo anche per Ciman. Ex Formia Ciman o Ricciotti o Ciman, uno dei due, non abbiamo visto bene la segnalazione, per il momento lo affidiamo a Ciman, poi lo correggeremo in corso d'opera. Vita Sadì non riesce a farsi spazio lì davanti, può ripartire allora il capitano, 9-7 che non cambia a 3-13. Moretti per Ricciotti, Longobardi, servito Moretti, ancora a servire il capitano lungo quell'asse, gira il pallone dello Scauri, si propone Ciman, ma Ricciotti è tutto chiuso, sdraica il pallone Provenzani, parte 3 contro 1 Vita Sadì, terzo tempo, qui commette fallo Moretti, poteva fare a meno, cioè Moretti in questo caso non vi erano margini. Rientrerà Agosta alla fine di questo time out, tutti in panca, primo fallo intanto per Gioele Moretti.
scorre il time out, sicuramente i due coach hanno da dire ai propri giocatori. Gli attacchi non sono stati galattici. Visto che 9 a 7 è un punteggio talmente basso che non lascia ampi margini. Non è in campo, Vita Sadì potrà andarsi a prendere a rate il canestro negato dal fallo di Moretti. Allora, correggiamo, il fallo non era di Cimanna ma bensì di Ricciotti, mentre Vita Sadì mette dentro il primo pallone. Secondo pallone che palla, ma alla fine si insacca per lui, 9-9. Al momento 6 punti per Ciman e 4 per Acosta, i migliori marcatori, mentre Vita Sadì sale a 2 punti. Aguzzi, bello il blocco, dai e vai, l'arbitro blocca tutto, però ha visto un fallo da parte di Consoli. Anzi no, da parte di Abramo, 95. Primo fallo anche di Abramo. Ricciotti per Laguzzi, porta a passeggio la sfera Laguzzi, poi scambia con il capitano, porta il blocco, si forma una muraglia lì davanti. Ricciotti porta al tiro Ciman, dentro la tripla Ciman, ancora lui, sale a 9 punti personali in questa gara. Basti pensare che il punteggio è a 12, quindi gli altri 3 li ha messi a segno Longobardi. Provenzani nasconde il pallone a Moretti, poi Abramo, ha preso con Ciman, avanti per Acosta, Acosta con Laguzzi, cerca il varco, va al tiro Acosta, non trova il canestro, pallone che termina fuori. Il Catania è uscito Gottini, al momento autore di 3 punti. Ricciotti per Ciman, quello in mezzo Longobardi, Laguzzi buona il suo pallone, poi Ricciotti giro palo di scatola, ancora abbastanza protratto in questo caso, tutto chiuso, Ciman deve forzare il tiro, trova solo Ferro, Vita Sadì, rimbalzo è tutto suo, può ripartire Consoli, al momento 0 punti per Consoli. Provenzani riesce a mettere dentro, Vita Sadì si prende il fallo concessogli da Longobardi, primo fallo anche per lui. Due tiri liberi a favore ancora una volta di Vita Sadì. Vita Sadì che fin qui ha segnato solo dalla lunetta, primo tiro per lui, non entra. È pronto ad entrare Mudesajevic, secondo tiro di Vita Sadì, questa volta fa 1 su 2. Pronto il cambio, fuori Laguzzi, dentro il numero 32. Non è stato devastante in questo primo frangente di quarto Laguzzi, a 1.20 lo chiama in panca coach Fabbri. Ciman, giro palla Longobardi, arriva Ciman a prendersi il pallone di qua, però è servito Milisajevic, sbaglia il pallone, riparte Provenzani, subito in verticale, passaggio verso Consoli, Vita Sadì cerca il varco, riesce a salire, non trova il canestro, poi frana a terra Longobardi, questa volta è il giocatore ospite che gli restituisce il fallo, secondo fallo personale. Va fuori il numero 20, entra in campo ed esordio in gara per Florio. Ciman ripartirà lui quando il minuto è bucato
primo quarto che praticamente è scappato via in un attimo con pochi canestri segnati, 12-10. Lungo Bardi per Ciman, si propone Moretti, deve Ricciotti però in mezzo al traffico, Moretti ancora, il passaggio a cercare Milesajevic, lungo Bardi, piazza la tripla, 15-10 a 30 secondi, riparte Consoli, passaggio per Abramo, Agosta nasconde il pallone, arriva Provenzani, Murato però comunque Agosta riesce a ricevere, bisogna tirare, Abramo va al tiro sulla sirena, Ferro, e dopodiché palla fuori, 15-10, si chiude il primo quarto. Attacchi non eccezionali, anzi no, non si è chiuso il primo quarto, 3 secondi, era la sirena, 24 secondi, Longobardi, cost to cost, appoggia, no, non riesce, 15-10, adesso sì che si chiude il primo quarto, attacchi non roboanti, ma giustamente ci sta tra queste due formazioni un punteggio così basso a questo primo quarto, in prospettiva puntiamo a un 60-40 in prospettiva, ovviamente, perché la gara è tutta ancora da giocare. Secondo periodo, si riparte con Abramo pronto a far giocare il pallone per i suoi. Abramo, Consoli, Provenzani, Agosta e il numero 11 Florio. C'è la sostituzione dello Scauri, dentro Gallo, Ciman, Milesajevic, Gallo, Longo, Bardi e Moretti, quindi è fuori Ricciotti. Tanto Milesajevic mette dentro il suo primo fallo al referto. Mentre Agosta ha qualcosa da dire al direttore di gara. Agosta, un tiro per lui dentro, 15-11, secondo pallone dentro, 2 su 2 per lui, riparte lo Longobardi per Gallo, il giocatore del cuore Napoli, Gallo, un playmaker, scappa via solo, poggia dentro, non riesce, Agosta si prende lui il pallone, può ripartire allora Consoli, anzi Abramo dall'altra parte deve frenare, cerca Agosta, terzo tempo per lui, pallone che non entra, però Agosta lì sotto è uno scomodo cliente sia per Longobardi che Milesajevic. Gallo, passaggio ancora per il numero 32, si gira, va al tiro, mette dentro, 17-12 a 9 minuti. Non è smistato sempre su Agosta, che lo tiene con una mano sola, Agosta fa a largo sotto canestro, alla fine non trova nulla, può ripartire Scauri, Ciman, va vuoto Abramo, il tiro non la fare Longobardi, riprende posizione con Gallo, si riparte Longobardi, cerca di forzare, in questo caso non si intende con il compagno, sfera che scivola fuori, dentro Granata, fuori Ciman. Anche Granata ha un ritorno in questo basket Scauri, lui che da giovane aveva giocato con l'SMG Latina, dopodiché tanto Scauri era un po' perso, dobbiamo dirla tutta, il giovane scorso anno alla Fortitudo Scauri in Serie D, tornato quest'anno fortemente voluto dal coach Enrico Fabbri, lui che è comunque frutto del vivaio del basket Scauri. Prende il cambio dentro Gottini, cambio che si concretizza con Abramo, sarà proprio Granata a giocarla per Gallo, lo Scauri che ha il dovere di sorprendere in questa stagione,
l'ha fatto veramente bene, possiamo dirla tutta, che nelle prime due giornate si è sbarazzato agevolmente sia di Palermo, intanto fallo di Consoli, sia di Palermo che di Pozzuoli. Cioè 7-12, 8-09, pallone per Gallo, raffredda un po', si libera di Consoli, fallosamente in questo caso Gallo, primo fallo per lui, sale il numero dei falli per le due formazioni. Due falli pro capite in questo secondo periodo. Primo si era chiuso su 4-3 in avanti Scauri, ma non era andata al bonus la squadra del coach di Piombino. Agosta per Consoli, riesce a smittare, stare per Gottini che si gira bene, la chiusura Milesevic, poi Gallo ha preso con Provenzani, Longobardi, passaggio per Granata, cerca il tiro Granata, nulla a fare, Provenzani può ripartire lui. Ora Provenzani tende compagni, hanno giocato in avanti, c'è il fallo di Milesevic, secondo fallo per lui. Deve stare attento il numero 32. Tanto Gottini va a chiarire qualcosa sul direttore di gara, che poi si rivolge al coach Bianca. Pallone riparte, Provenzani non ci pensa su, tira, non trova il canestro, Gottini alza il pallone, se ne impossessa Agosta, pronto il cambio per Catania, entra il numero 4, ma arriva questo tiro da 3 che non trova la retina. Riparte allora Gallo, tra il numero 4 Longo, esordio in gara anche per lui. Gallo per Moretti, poi Granata, il numero 10, taglia ancora a cercare Gallo, tira da lontano di Gallo, nulla a fare, pallone che ritorna a lui grazie però all'ausilio di Longobardi. Di Granata si perde il pallone, antisportivo per lui. Primo fallo per Granata, mentre è pronto ad entrare sia Ricciotti che Laguzzi. Laguzzi con Milesevic, Ricciotti per Gallo, pronto ad entrare anche Ciman, o Ciman, meglio Ciman, per Moretti. Gottini allora, tu per tu con il canestro, 17-12, ho la possibilità di arrotondare, di unire il gap, 17-13, 6-47, non si è segnato tantissimo, secondo tiro di Gottini, nulla da fare, poi pallone al lato, ancora per l'Alfa Catania. Parte per Consoli, per Agosta, Agosta è preso con Laguzzi, lo saluta, si ferma poi, deve tornare per Gottini, sinistra per Florio, cerca il tiro Florio, nulla a fare, non altissime le percentuali dal perimetro, lo scavo praticamente un 3 su 11, mentre per Catania 1 su 3 che diventa 1 su 4 in questo frangente. Longobardi dentro il pallone per lui, smuove un po' il digiuno di canestri che durava da un po', 19-13, 6-13 da giocare, Consoli per Gottini, quarto che adesso dovrebbe entrare nel vivo. Consoli tutto chiuso, compagni da cercare, con il piede perno fissato a terra. Gottini, c'è il fallo di sfondo questa volta per lui, primo fallo anche per Matteo Gottini. Time out, tutti in panca, diciamo media tiro non eccellentissima, 4 su 10 dall'interno del Colorado per Scauri,
3 su 12 dal perimetro, non sono altissimi come realizzazioni, ma ancora peggio ha fatto il Catania adesso, 2 su 16 dall'interno della campana e 1 su 6 dall'esterno, fa bassine. Il marcatore è Agosta, al momento con 7 punti per Catania, mentre a Scauri si contendono la prima posizione sia Ciman che Longobardi, rispettivamente a 8 Longobardi e 9 Ciman. Oltre a loro solamente 2 punti di Lesailic, altri canestri non sono stati realizzati dallo Scauri, tutti a quota 0, mentre Gottini con 4 punti e Vita Sadì per il Catania, gli altri marcatori veramente avaro questo tabellino fin qui di marcature. Si parte con Granata che serve Diciotti, Granata mentre è arrivato al bonus Scauri, Longobardi, Ciman, Laguzzi, un attimo perde il pallone, si è liberato Ciman, non lo vede Diciotti, riesce ad andare da solo, trova il ferro, poi riparte proprio nell'entrato lungo, Consoli nasconde il pallone, l'ha preso in consegna Granata, c'è il blocco di Florio, non sortisce effetti, Agosta uno dei migliori in campo dei suoi, Laguzzi si gira, Agosta con una grazia di una ballerina, Agosta gira Laguzzi, 19 a 15 Ciman, Granata consegna il pallone a Longobardi, passaggio a cercare Ciman, penetra il tiro, non trova il canestro, poi Laguzzi più lesto di tutti, protegge dentro, mette a segno i suoi due primi punti della contesa, è pronto di entrare Provenzani, Consoli sotto, c'è il fallo di Ciman su Gottini, secondo fallo di Ciman, mentre va fuori Granata, dentro Moretti, e al bonus Scauri, quindi primo fallo di Ciman, non due bensì uno. Gottini, primo pallone che si infrange sul ferro, seconda possibilità, 1 su 2 per Gottini, 21-16, riparte Diciotti, Gottini ha messo a segno il suo quinto punto, Diciotti per Moretti, passaggio verso Laguzzi, ma Laguzzi non trova Varchi, allora Ciman torna indietro, passaggio a cercare Diciotti, giro palo per Moretti, tiro da 3, ferro Agosta, ancora un rimbalzo suo, riparte Provenzani, questa volta lui a fare da playmaker, fuori Consoli, Lorenzani, passaggio proprio per Gottini, arriva su di lui Ciman, secondo fallo questa volta che viene concesso a Ciman, sta soffrendo Ciman la posizione su Gottini, costretto al secondo fallo nel giro di pochissimi minuti, due liberi per Gottini. Gara che sarà l'ultima che si giocherà al tramonto, almeno per l'anno solare 2018. Domenica prossima cambierà l'orario, quindi a quest'ora sarà già buio pesto, oltre ovviamente al cambio di stagione che ci porterà un bel po' di freddo. Gottini, 21-18, cambio, entra Casoni, esordio in gara per lui, fuori Longobardi, lasciate gli applausi Longobardi, 8 punti fin qui realizzati per lui, anche se Scauri è fermo con le 4 frecce praticamente in questo quarto, rimangono a giocare 3 minuti e 50, Scauri è partito da 15 quindi ne ha messi dentro 6,
non ha fatto di meglio la squadra ospite, ne ha segnati 8 sotto per Casoni, perde il pallone, passaggio per Gottini, Florio Agosta, ancora Florio a cercare lungo, cerca la tripla lungo il ferro, poi Ciman prende il pallone, lo consegna a Ricciotti, lo accompagna Gottini, Ricciotti non serve Moretti, vede la Guzzi, tutto chiuso, allora Casoni, Ciman, ferro, Provenzani, rimbalzo è suo, può ripartire la squadra catanese. Pallone per lungo, Agosta, Provenzani, forse passi per lui, il tiro di Gottini, vale una tripla che fa sussultare coach Fabbri, arriva il time out, 21 pari, impatta l'Alfa Catania, ci sarà un cambio al ritorno in campo per la squadra etnea, fatto sta che lo Scauri sembra spento in questo secondo periodo. E adesso il Catania a 2.51 ha trovato la tripla che vale il pareggio, 21 punti a testa le due squadre, non un grande bottino se proprio dobbiamo dirla tutta, perché 21 punti sono pochi, ma questa gara si è dimostrata avara di canestri già dalla presentazione praticamente. Sono in campo le due formazioni, sia Catania che Scauri hanno il medesimo obiettivo, la salvezza, da cercare con un organico più o meno costruito sullo stesso spartito, giocatori di esperienza a fare da chioccia a giocatori di grande promessa futura. Ciotti per Ciman, tanto è pronto ad entrare Atata, a bel cadere Atata, va fuori Ciman, va dentro Atata, lo accoglie un arrabbiatissimo coach Fabbri, adesso va a rintuzzare a Ciman cosa vuole Raguzzi, dai, vai per Ricciotti. Catania abbastanza ordinato in una zona 3-2, Raguzzi in mezzo per Casoni, impalpabile Casoni fin qui, Provenzani direttamente dall'altra parte, Gottini può mettere il vantaggio, non va il pallone, non riesce a correggere, poi Atata si prende il pallone, può ripartire Ricciotti, blocco di Casoni, Ciotti per Moretti, sotto per Casoni, il 23 gira il pallone verso Tata, Tata con questo spazio, poi Laguzzi va al tiro sulla sirena, doveva fare, può ripartire la squadra ospite, Consoli, anzi Abramo, Abramo si ferma, deve tornare sui propri passi, poi avanti per Agosta, uno dei migliori in campo, poi c'è il fallo su di lui da parte di Laguzzi. Secondo fallo personale di Guglielmo Nicolas Laguzzi, che soffre tremendamente Agosta. Agosta sta dimostrando di essere un ottimo pivot, uno di quei pivot moderni, antisportivo addirittura per Laguzzi, quindi il pallone che tornerà al lato per il Catania. Intanto Agosta arriva a un soffio dal retina, seconda possibilità questo pivot, Sandro Agosta confermatissimo nell'Alfa Catania, pallone per Gottini,
Abramo per Provenzani. Vediamo che costa Gottini. Dai, vai Provenzani, non ci pensa su due volte il ferro. Casoni, bello il suo rimbalzo, si prende un ottimo pallone in questo caso. Ricciotti può ripartire per Scauri. 1:18. Casoni, tiro per lui, ferro. Poi lì sotto non c'è nessuno pronto a prendersi il rimbalzo. Florio già dall'altra parte. Agosta, bellissimo punto del sorpasso, fa sussultare la panchina catanese. Atata per 18, dai vai ancora per il numero 8. Casoni cerca la tripla, non va il pallone sotto. Agosta si prende il rimbalzo, c'è il fallo di Florio. Fallo di Florio, due libere a disposizione. Mentre esce Gottini, entra lungo. Tanto Moretti, 18 minuti, praticamente ha giocato dall'inizio senza quasi mai fermarsi, solo un piccolo break per lui. Arbitro blocca, da ripetere. Raguzzi, primo tiro dentro, seconda possibilità per lui. Riparte Scauri, 23 pari, 45 secondi, due azioni o poco meno. Provenzani porta a passeggio su Moretti il pallone. Atata sul lungo, Provenzani va al tiro, si gira bene, forse gli nega il canestro Florio con questa azione. Parte Ricciotti, vuole scaricare il cronometro, 17 secondi Scauri, ne ha pochi centesimi in più il tabellone. Ricciotti va al tiro, ferro, Atata, pallone recuperato da Scauri, Laguzzi si gira e tira dentro. Che regala del primo vantaggio prima di rientrare negli spogliatoi. Nulla da fare per Provenzani, 25-23. Si era partito dal 15-10, ne ha messi segno 3 Catania, 10 solamente Scauri, tra i migliori in campo al momento. 9 punti per Ciman, mentre 10 per Agosta e 10 per Gottini. Tutto pronto per iniziare il terzo periodo. Squadre che ritorna in campo. Scauri avanti con il primo vantaggio di 2. Si riparte con Ciman per Gallo. Palla fuori. Battuto per Gallo. Ciman, Moretti ancora per Gallo, completano Longobardi e Laguzzi. Longobardi va al tiro, Laguzzi non riesce a conquistare. Gottini, Consoli, Florio, Agosta e Provenzani, questi 5 in campo per Catania. Agosta Robert Gottini, Florio va al tiro di prima intenzione, non la fare. Ciman per Gallo, va il playmaker numero 9 da Global Service, sotto per Laguzzi, cerca spazio Laguzzi, forzato il tiro, infatti non trova il canestro. Gottini, che scappa via, ne approfitta Gallo,
cross to cross dove lui si gira e va a canestro, bello per Gallo la realizzazione che fa esplodere il pubblico del Palaborelli. Consoli proprio ripresi con Gallo, tanto primi due punti realizzati da Gallo. Agosta, Consoli prova da solo, trova il muro, legge bene la Ruzzi, anticipa Florio, per partire Gallo dall'altra parte per Ciman, va a tiro Ferro, non lo fa per lui, si arrabbia Ciman con la sorte che gli nega questo canestro. Pallone girato per Provenzani, Agosta, Provenzani va al tiro dentro il pallone da lui, tripla che mette la freccia al Catania. Gallo per Moretti, ancora fermo a quota zero Moretti, passaggio per Gallo, fuori c'è Ciman, giro palla Moretti, ancora Ciman, bisogna tirare, si perde un attimo il pallone Ciman, Gallo tiene via la sfera, poi la Guzzi se la perde, messa che sarà per il Catania, anzi no, per lo Scauri, mentre torna in campo Vita Sadì. Florio Vita Sadì che ha quota due falli, torna in campo. Ciman, sarà lui a mettere in moto il pallone. Ovviamente dopo che il direttore di gara gli avrà dato l'ok. Dai, vai con la Guzzi, Ciman, Ferro, poi il pallone se lo prende Consoli. Provenzani, l'autore della marcatura del sorpasso, Vita Sadì, si fa largo, Vita Sadì mette dentro due punti, ha preso con Longobardi che voleva forse il fallo. Vita Sadì che mette a segno il suo quinto punto, Moretti, Gallo manda fuori tempo Provenzani, Longobardi, Ferro, andiamo a fare Pescauri, Vita Sadì prova a girarsi, mette a segno ancora un canestro, 7 punti per lui. Gallo per Ciman, Pescauri che è fermo, va Gallo, dette dentro lui la tripla del pareggio, da Gallo a Gallo praticamente, solo lui a segno di qui in questo periodo. Tanto scivola via il pallone, tanto viene chiamato il tavolo per lo Scauri. Pallone che dovrà ripartire per la squadra ospite in attacco. Gottini lancia avanti per Vita Sadì, bello l'aggancio, si gira e tira solo Ferro, bella però l'iniziativa, può ripartire Gallo, Moretti va al tiro, niente da fare per lui, rimane a quota zero nelle marcature Moretti.
Pozzoli, Bergottini, Vitasadi non ci pensa forse al tiro in quel frangente, era tutto solo. Passaggio che imbecca Gallo, Longobardi al volo, Ferro, Vitasadi vola più in alto di tutti, si prende il pallone. Agosta per Gottini, accelerazione per lui, passaggio a cercare Consoli, il tiro di Lubran, di Adamo, Ciman fa ripartire Gallo, passaggio per cercare Moretti, Longobardi, un tiro un po' spilenco in questo caso, Gottini più destro di tutti, si prende il rimbalzo. Consoli che è pronta la carta Tata, vuole il suo impatto nel secondo periodo, anzi no, ci ripensa Coach Fabri, lo riporta in panchina. Tanto un pallone buttato in mezzo come viene dal Catania, riparte Scauri, Gallo per Ciman, Ciman stoppone di Agosta ma c'è fallo. Primo fallo di Agosta, questa è pure una gran bella notizia perché ovviamente ha giocato pulito il pivot di casa Catania, nonostante occupi una posizione di difesa molto complicata. Non difficile comunque l'arbitraggio dei due direttori di gara. Al momento Scauri che si trova un po' in avanti nella percentuale di tiro, 27,9 contro il 25% della squadra ospite, sta di fatto che comunque molto bassa la percentuale per entrambe le squadre. Tanto Coach Vita Bianca ha chiamato i suoi in panchina per questo time out, quindi in ginocchio a spiegare sulla lavagnetta cosa fare, mentre il punteggio ci parla di un 30 pari a 4 minuti e 10. Torna nei 5 dello Scauri, Ciman pronto dalla lunetta, anzi no, ci ripensa Ciman, molto nervoso, prova adesso il pallone per il primo tiro libero dentro, seconda possibilità per lui, va il numero 0, 2 su 2 per Ciman che porta a casa l'undicesimo punto per il 32-30. Bello qui, Ciman può salire in cielo, mettere dentro. Il tiro di Gottini, bello, per la risposta del numero 5 che tiene attaccato il Catania. 34-33, la squadra Etnea non state meritando, anzi. Longobardi in mezzo, Moretti mette dentro i suoi primi due punti, 36-33. Consoli, va Consoli, porta a passeggio la sfera, poi Provenzani sotto per Agosta, si gira e mette dentro, ottimo elemento questa Agosta. Riparte Scauri, Gallo lo attende Gottini, passaggio per Longobardi e qui Longobardi viene praticamente fatto volare via. Fallo di Gottini o Consoli? Vediamo Gottini, secondo fallo personale per Gottini, anzi terzo fallo. Eh sì, terzo fallo per Gottini.
messa subito battuta Moretti, dai vai con Gallo, ha preso con Gottini il tiro dentro. Può ripartire proprio Consoli, Provenzani, passaggio verso Vitas di Agosta, c'è il fallo di Longobardi ai suoi danni, secondo fallo prende Longobardi mentre il cambio entrerà Longo. Il pallone gestito da Consoli per Agosta, Provenzani, buona la sua rincorsa dentro il pallone di Provenzani, un ottimo elemento, lo conosciamo, Ascauri, lui che ha vestito anche la maglia azzurra del 3 contro 3, delicata, tanto la Guzzi mette anche lui il referto, altri due punti, 40-37 adesso, Consoli, Scauri che ha scavato un buon margine, 3 punti dopo che si è trovato addirittura sotto, ma Vita Sadi non ci sta, prova a tirare lui dentro il pallone, l'ultimo tocco di Longobardi che non ci sta, ha visto forse il tocco di Vita Sadi, infatti è così, l'ultimo tocco di Vita Sadi. Ci ha provato signori, così funziona, bisogna sempre provarci perché ogni pallone può essere decisivo. Gallo, pallone per lui, poi Longobardi prova a penetrare, spara via un pallone che però non trova proprietari se non Acosta, Consoli per Longo, saluta e se ne va, mezzo Vita Sadi, fuori per Provenzani, va al tiro Provenzani, ferro Ciman, si prende un ottimo rimbalzo, Longobardi finta il tiro, si passa dalla Guzzi, Gallo, ancora la Guzzi, Moretti, pallavolistico potremmo dire così, ferro, poi la Guzzi non riesce a prendersi il rimbalzo, riparte allora Consoli, chiama il movimento ai suoi, Provenzani ancora per Longo, passaggio a cercare ancora Consoli, la penetrazione sotto per Agosta, in mezzo c'è Vita Sadi, ah, è terminato il tempo di attacco per la formazione ospite, ma anche per questo terzo periodo perché siamo a 49 secondi, Milesaevic pronto ad entrare, fuori la Guzzi, esce tra gli applausi la Guzzi, non trascendentale la sua partita, ovviamente non possono fare sempre partite dal 100% i giocatori come vorrebbero i tifosi, pallone per Ciman da casa praticamente, dentro il pallone per lui, stupendo, 43-37, che pallone ha messo dentro Ciman, mentre torna in panca Gottini, pallone dentro, 43-39, Ciman, bisogna tirare ancora una volta lontanissimo, Milesaevic non va a fare per lui, 43-39, chiude questo periodo, Scauri praticamente li ha messi dentro, a 16 in questo mini break, adesso ci apprestiamo a vivere un avvincente ultimo quarto.
l'ultimo periodo, quello determinante, lo Scavi si appresta a giocare sul 43-39. Gara che è stata veramente molto contesa e prospettiva che avevo dato io dei 60 punti non lontanissimo. Intanto Ciman mette il terzo fallo a referto. Pallone battuto per lungo. Consoli. Agosto si gira bene. Sfondo su Longobardi. Fallo di sfondo di Agosta. Secondo fallo personale. Riparte Scavoli con Gallo. Quando è entrato, buono la pill di Gallo. Può essere un'ottima alternativa a Dante Ricciotti, per non fargli giocare come lo scorso anno 40 minuti su 40. Gallo. Emile Savic. Gallo butta via il pallone. Longo riparte in velocità, appoggia dentro. Può ripartire allora Ciman. 43-41. Pallone per Gallo. Moretti. Riparte Longobardi. Longo scappa via per un attimo, poi Gallo tiene il pallone giocabile. Longobardi prova a buttare a Costa, saluta e se ne va, mette dentro. 45-41. Consoli. Parte lui. Agosta si libera bene, il gancio in mezzo. Rimbalzo che ancora di Agosta, alla fine si prende il rimbalzo, ma si prende anche il fallo di Savic. Pronto il cambio, entrerà da Guzzi. Agosta, due liberi per lui. Il pallone che entra, seconda possibilità. Sei pronto di entrare Ricciotti, ferro questa volta poi Gallo, si prende l'imbalzo. Avanti c'è Moretti, passaggio arriva a Consoli che devia verso Croce Bianca. Dietro Ricciotti con Ciman. Doppio play. Shot in battuta. Dai, vai con Longobardi. Ancora Longobardi, servito Moretti. Preso con Provenzani, ancora Gallo, si gira bene. Terzo Longobardi, tiro dalla distanza, ferro. Alla fine il pallone è fuori, non la fare del Moretti. 45-42 punteggio, 8-25 da giocare. Pallone portato avanti da Consoli, instancabile motorino di questo Alfa Catania. Per lui 26 minuti e 44 giocati fin qui. Provenzani forza fuori, infatti è così. Questa sarà per Ricciotti. Ricciotti che ha rifiatato un po' di più in questa settimana, 15 minuti e 33 di gioco in campo per lui. Ovviamente c'è il turno infrasettimanale, quindi bisogna anche dosare le forze. È un turno infrasettimanale non da prendere sotto gamba, perché si va contro la Teco Caserta, squadra veramente tra le protagoniste di questo campionato. Consoli prova a nascondere il pallone. C'è il fallo di Gallo. Secondo fallo personale di Gallo. Provenzani per Longo. Avanti a cercare Agosta.
Lorenzo Longobardi, scomodo l'avversario a Costa. Vittorio di la fa lui per Longobardi, ottimo pallone archionato. Viene a distanza Consoli. Passaggio a cercare Moretti, dai poi per i ciotti. Sotto per Laguzzi, impatta contro il muro nero. Longobardi, Gallo, tiro da tre, ferro, Consoli per le maglie nere a ripartire. Ovviamente io dico nere ma sono blu scuro. Consoli prova per Provenzani, si gira e tira l'ex Scauri, nulla da fare per lui. Ancora la Guzzi, si prende un ottimo rimbalzo, riparte Ricciotti, 6:52. Longobardi cerca un'altra tripla, si ferma sul ferro, poi la Guzzi, ancora per Longobardi, al mittente il pallone. Parte Ricciotti, Longobardi, c'è Moretti, cerca la tripla, salta, la trova lui. '48-42, 6:29. Difficile Catania, sembra adesso in affanno nel rush finale. Mai dire mai nel basket. Provenzani, Provenzani, Moretti, non la fare, Consoli. Terzo tempo per lui, c'è il fallo ancora una volta di Gallo, due liberi a disposizione. Terzo fallo di Antonio Gallo, ovviamente del partenopeo, dentro Coltini, fuori Provenzani. Passaggio di consegne 3-2. Consoli, 0 punti per il ferro. Seconda possibilità per Consoli, dentro 1-2, mette a segno il suo primo punto in gara. Riparte il capitano Ricciotti, canotto numero 5, sulle sue spalle ormai da tantissimi anni. Parte una parentesi al Cussi Bari, non l'ha mai lasciata. E intanto la Guzzi, time out chiesto da Coach Bianca. La Guzzi mette a segno il suo decimo punto sul 48-43. Sarebbe più duro, vedrebbe il 50-43 esaudito. 10 punti Longobardi, 16 Ciman, 10 per Laguzzi, 5 Moretti e 7 Gallo. Questi e ovviamente 2 Milesaevic per lo Scauri. Dall'altra parte 13 Agosta, 10 Gottini che si è un po' fermato, 9 Vitasadì, 3 Abramo e 5 Provenzani. Terminati il time out, sono in campo le due squadre, gli etnei che devono adesso ingranare la marcia, ultimi 5:54 da giocare. Parte il pallone per Gottini, Gottini Agosta, Consoli, Longo e Vitasadì. Longobardi, Ciman, Moretti, Laguzzi e Ricciotti, è uscito Gallo per Scauri, ottimo comunque il suo appeal sulla gara. C'è stato quasi 18 minuti, tanto 50-45 adesso. Ricciotti, passaggio a cercare Moretti, mette fuori tempo Longo, Ciman, tutto chiuso. Longobardi per Ricciotti, taglia a canestro, va al tiro Moretti, dentro un'altra tripla. L'avamo vessato tra virgolette, Moretti fermo a 0 punti, adesso sta regalando triple su triple, giunto a 8 punti personali, 53-45.
Sadì per Gottini. Sbaglio di salire Longobardi, poi partire Biciotti sotto per Moretti, cerca un'altra tripla dentro, 56-45. Ci avviciniamo alla mia profezia di 65 punti circa. Vediamo se sarò stato bravo oppure no. Gottini intanto subisce fallo dalla Guzzi. Terzo fallo del pivot di Scauri. Secondo fallo. Allora è stato la Guzzi. O Moretti o Ricciotti. Tanto dentro il pallone per Gottini. Secondo tiro e secondo punto di Gottini. Riparte Scauri, 4-46, tutt'altro che finita, anche se il vantaggio resta di 9 punti. Moretti ha scavato il solco Scauri, ma deve gestire, deve saper tenere il trend. La Guzzi si perde un attimo il pallone. Ricciotti per Longobardi, il ferro, il balzo di Consoli. Può ripartire il numero 8, ospite, batto da solo, pallone che rimane di Agosta, appoggia dentro, lotta, si sbraccia e mette dentro Agosta, mentre riparte Ricciotti, 56-49. Scavi che una media di 37.3, finalizzazione da 2 punti in questo quarto, con 33.3 della squadra ospite, mentre c'è il fallo di Agosta sotto canestro ai danni di Ricciotti. Terzo fallo del pivot ospite. Scavri già il bonus. Il primo fallo per la squadra catanese. Raguzzi si perde il pallone lungo. Può ripartire lui. Passaggio a cercare Consoli. Longobardi lascia il pallone, ottimo il suo recupero, evita anche il fuori. Ricciotti taglia a cercare Ciman sotto per la Guzzi. Moretti, Ricciotti entra e tira. Ricciotti, ferro, vediamo fuori la Guzzi, forse il pallone fuori. Guardi, dice tutto regolare, allora Gottini può ripartire. 56-49, più 7 Scauri. Agosta si gira bene su Longobardi, commette fallo e due liberi a disposizione per Agosta. Ci ha preso in fallo Longobardi. Terzo fallo personale. Chiama il time out Scauri. Tutti in panca, rush finale, 2 minuti 51. In avanti Scauri, ma il vantaggio non è così tranquillizzante, così da rilassarsi, anzi. Termina il time out, gli arbitri a richiamare le squadre. Agosta avrà i liberi lì a disposizione. Si viene di sfondare quota 50. Ne ha messi dentro 11 in questo quarto Catania, 12 con questo.
mentre Scavoli ne ha messi dentro 13. Il Black che vede in avanti lo Scavoli, ma la gara non è finita ancora, 56-51, 2-41 Ciotti sotto per Longobardi, subisce il fallo da parte di Longo, primo fallo di Longo. Si sono visti in campo né Patenè né la Spina né Formica per la squadra ospite, mentre per Scauri non si è visto in campo né Scampone e né Policali. Di casa di pubblico reclama un fallo, Agosta ancora là sotto, prende il pallone, lotta fuori per Consoli, Gottini, c'è il fallo di Moretti. 2:02, Scavoli che vede assottigliarsi il proprio margine di vantaggio. Con questa possibilità di tiri da due punti ipotetici a rate per Gottini, che ha messo a segno 14 punti fin qui. Il marcatore è Agosta con 17. Primo tiro di Gottini, ferro. Seconda possibilità per Gottini. Dentro 1-2 per lui, 56-52. 2 minuti. Ciotti, Catania ci crede, rimane agganciata, Moretti, c'è il fallo di Gottini, quarto fallo personale di Gottini, va a ringhiare col direttore di gara. Un labiale molto eloquente per Gottini. È giocato verso Longobardi, si perde la squadra Scauri, Longo a ripartire Consoli in gran velocità, si ferma Vita Sati, e preso con Longobardi, si gira, va al tiro, due liberi a favore di Vita Sati, fallo numero 4 di Longobardi. Time out chiesto da coach Fabbri, anche perché Longobardi adesso arriva in un momento complicato, in zona pericolosa. Vediamo che parte di 34 minuti, che presenta il campo 37 minuti di Moretti. In generale, dall'altra parte solo Agosta con 36 minuti e i 33 di Consoli. Quando c'è Fabbri a dare indicazione ai suoi, gestire ma anche trafiggere l'avversario, questo è l'imperativo di questo Scauri, che non può accullarsi quest'ultimo periodo, anche perché in 1:38 due canestri di differenza non sono un patrimonio, anzi tutt'altro. Ciman, Moretti, Laguzzi, Longobardi e Ricciotti, Agosta, Longo, Vita Sadi, Consoli e Gottini. Vita Sadi, l'ex Fabriano, va ai liberi, uno tiro per lui, prova a fare. Seconda possibilità. Per di classe B, in questo caso non trova la vedere il canestro, buon per Scauri. 93 secondi, Ricciotti, Ciman prova a liberarsi sulla Guzzi,
Diciotti di gran carriera, fuori per Moretti, il tiro non va a fare per lui, ultimo tocco catanese di Vita Sadì. Rimessa che sarà per gli Scauri, mentre arrabbiatissimo Gottini, Aguzzi, il pallone per lui, Diciotti, deve stare attento Gottini a non commettere fallo. Ciman si perde per un attimo il pallone, fuori 1:05, servirebbe almeno un canestro a Scauri per vivere tranquilli. Tonzoli per Gottini, Giuseppe Moretti cerca la tripla dentro, 56-55, non è finita assolutamente. Scauri che sembra fermo con le quattro frecce, Diciotti per Moretti, non è per lui, poi la Guzzi che affetta un po' la sfera, 35 secondi, anzi la Guzzi scivola, c'è fallo su lui da parte di Acosta, due liberi per la Guzzi, quarto fallo di Acosta. La Guzzi ha la possibilità di mandare sul meno 3 Catania, che poi si giocherebbe la carta del tiro dalla lunga distanza. Catania non è ancora uscito sconfitto da questo campo, eh. Non mai cantare vittoria, anzi la Guzzi sbaglia, seconda possibilità per lui. Guzzi fa 1 su 2, 57-55, 32 secondi, Tonzoli per Gottini, cerca il varco, Diciotti, ottimo pallone recuperato per lui, chiama la calma, adesso ci sarà il tentativo di fallo su di lui, Ciman tutto chiuso, Moretti verso la Guzzi, c'è il fallo sulla Guzzi. Bianca ha dato chiare indicazioni suoi, provate il fallo, blocchiamo il cronometro, 9:06, la Guzzi, primo tiro per lui, dentro il pallone, 58-55, più 3 adesso. Aguzzi dentro, 2 su 2 per lui, time out chiesto da Catania, tutti in panca, adesso ci vuole lo schema, ci vuole il contro schema, perché praticamente ci sono 9 secondi a disposizione, 4 punti di distanza, adesso la 4 esiste, purtroppo esiste, che un tiro da 3 con un fallo ti permette di andare a segnare il tiro aggiuntivo. Coach a dare indicazioni ai propri giocatori, scorrono i secondi, pubblico in piedi, per vedere questi ultimi soffi di partita, a posizionare i giocatori. Sarà Consoli a giocarla, parte il pallone, Provenzani va al tiro da 3, il ferro non va a fare, lungo a Bardi, ha battuto, forse fallo, non va a segnalare, fa 18, scappa via
e termina qui la gara 59-55. Scauri trova il pilotto nella seconda casalinga, porta a casa altri due punti, sale a quota 6 contro un ottimo Catania che ha saputo gestire la gara e ha portato ovviamente pericolo fino all'ultimo in gara a questo Scauri. Adesso turno infrasettimanale contro la Decoca Caserta, squadra di grandi ambizioni. Io per il momento devo solo ringraziare Tiziana Palombi che vi ha fornito le immagini di questa gara e linea che può andare lì sul parquet per le interviste. Coach Bianca, un coriaceo Catania, veramente una bella squadra, ha venduto a gara la pelle a Scauri dimostrando che tutte le partite sono difficilissime in questa stagione. Sì, sapevamo di incontrare un avversario preparato e che conta tanto sul fattore campo e purtroppo così è andata a finire, però devo fare un complimento ai miei ragazzi perché abbiamo sopperito a un paio di assenze importanti, Gatti e Mazzoleni su tutti, ma non dimentichiamo che dall'inizio del campionato siamo senza Savoca e quindi hanno dato veramente l'anima tenendo il punteggio bassissimo nella speranza di poter fare la zampata finale. Ce l'avamo quasi riusciti, però bravi, bravissimi ragazzi di Scauri che alla fine hanno vinto. Lei è un po' il coach del miracolo di questo Catania, l'ha portata dalla C alla B, che impressione dà giocarsi questi campionati essendo partiti da lontano? Sì, sicuramente è sempre in salita, anche l'anno scorso non è stato per niente facile e adesso ricordiamo che la Sicilia fa gli spareggi per andare in B, quindi di fatto fa un campionato regionale, quindi ci siamo trovati adesso proiettati in una realtà completamente diversa con delle difficoltà obiettive che si vedono anche tutti i giorni anche per le caratteristiche dei nostri avversari. Dobbiamo lavorare tanto, è il nostro motto di quest'anno, partita dopo partita, lavorando e impegnandoci sempre di più. Turno infrasettimanale che vi vede contro Palermo, un bellissimo derby. Sì, un bel derby, noi negli anni passati abbiamo incrociato anche il Green che puntava anch'esso a salire in B, quest'anno li abbiamo già visti in amichevole, sarà una partita dura e chiaramente è una di quelle partite che noi dobbiamo cercare in tutti i modi di fare nostra. In bocca al lupo allora e speriamo di vedere questa classifica che si allunga un po' sia per Catania che per Scauri, perché a un certo punto bisogna cominciare a far punti. A chi lo dice? Complimenti a Scauri che ne è già sei. Vabbè, in bocca al lupo a voi allora. Crepi, grazie. Coach Fabbri, era importante vincere contro Catania, Scauri c'è riuscito con qualche problemino ma alla fine ce l'ha fatta la sua squadra. Abbiamo fatto troppi errori al tiro che non sono ammissibili onestamente, tirare con i piedi a terra sempre, costruire un sacco di azioni con i piedi in terra, abbiamo fatto dei percentuali al tiro ridicole credo da mini basket, quindi non si può giocare a pallacanestro con queste percentuali al tiro. In più abbiamo fatto degli errori da ultimo che non sono normali, perché due rimesse darle in mano nei momenti finali ti costano la partita. Era normale che non attaccassimo bene la zona perché siamo una squadra nuova, ci stiamo lavorando, ma per attaccare le zone ci vuole anche una certa fluidità di squadra che ancora non abbiamo e dobbiamo migliorare su quegli aspetti lì. Sicuramente c'è tanto da lavorare, ma lo sapevamo, i nostri limiti li sappiamo, ci dobbiamo lavorare. Andiamo a Caserta con la mente sgombra e tranquilla, però oggi era importante due punti, peccato e sono venuti presi male con poca lucidità da parte di tutti, però sono due punti. Uno Scauri che adesso è a quota 6, non bisogna né montarsi la testa verso l'alto né verso il basso, anche perché alla prossima c'è una vera corazzata, lì si misurerà il valore di questa squadra. Ma io credo il valore noi purtroppo ce lo misuriamo ogni domenica, perché il nostro valore è il valore di giocarsela punto a punto con Catania e giocarsela con Palermo e giocarsela con Pozzuoli, che in questo momento siamo riusciti ad averle nelle prime tre giornate e fortunatamente abbiamo fatto 6 punti per merito nostro, che poi alla fine le devi voler vincere le partite, quindi alla fine l'abbiamo fatto, però noi non siamo una squadra ancora pronta per combattere a grandi livelli, però ci possiamo far trovare pronti, liberi di mente, andare lì con la voglia e la grinta che abbiamo, poi vediamo, il pallone è tondo, li possiamo mettere in difficoltà come hanno fatto Catania stasera con noi, come possiamo magari non giocare una bella partita con loro, subisci di più, ecco.
Ci vediamo domenica allora. Certo, ci vediamo domenica con Valmontone, oltre che con Caserta, che due turni in queste due settimane sono tosti. Soprattutto Valmontone in casa è importantissimo.